La linea retta è la linea degli uomini e quella curva è la linea di Dio. Di tutti gli enunciati e le frasi celebri che possono uscire dalla bocca di un grande architetto, ecco un'annotazione mistica davvero sorprendente. E in effetti, ecco un architetto sorprendente, figurina amatissima, bandiera di Catalogna. Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet. Antoni Gaudí, categoria geni, piegatori della materia, mistici, surrealisti. Nasce nella zona di Tarragona, sud della Catalogna, nel 1852, da una famiglia di artigiani calderai. Arriva a Barcellona per studiare nel 1868. Il modernismo catalano è in pieno fermento e Gaudí entra con naturalezza a farne parte. L'incontro che gli cambia la vita avviene a Parigi. Conosce Eusebi Güell, industriale catalano che sarà per sempre il suo mecenate. Nel 1883, a soli 31 anni, Gaudí diventa architetto capo per la costruzione della Sagrada Famiglia. Negli stessi anni avvia la costruzione di palazzi d'abitazione, Casa Vicennes, Palazzo Güell e poi Casa Calvet. È un avvicinamento alle punte più alte del suo genio. Nel Novecento realizza il Parc Güell, parco, statue, percorsi pedonali, case che sembrano balzare fuori da una favola. Poi, tra il 904 e il 907, il suo capolavoro assoluto, Casa Batlló, quindi Casa Milà, detta la Pedrera. Più che case, sembrano creature, linee tonde, simboli, comignoli che sembrano facce, curve, acciaio, vetro, legno, archi parabolici. Gaudí lentamente si isola, si dedica anima e corpo al suo monumento più eccelso, la Sagrada Famiglia. Vive in una stanzetta all'interno del cantiere. Il 7 giugno del 1926 viene investito da un tram, non ha i documenti, è vestito malamente, lo portano all'ospedale dei poveri e lo dimenticano lì. Solo due giorni dopo qualcuno lo riconosce, troppo tardi. E uno dei più grandi architetti del XIX e del XX secolo se ne va così. Figurina maestosa, orgoglio di Catalogna. Oltre alla Sagrada Famiglia, non c'è tour di Barcellona che non debba passare per obbligo da Casa Batlló, Casa Pedrera e il Parc Güell. In netto anticipo sui tempi ci si vede la forza dell'espressionismo e addirittura il surrealismo, che sembrino case fatate come i padiglioni del Parc Güell o costruzioni oniriche, dense di curve, rotondità, dettagli, simboli. Le costruzioni di Gaudí portano tutte il marchio di una fantasia sfrenata, fin nei minimi dettagli, il ferro battuto dei balconi, i comignoli, le ceramiche, i vetri incastonati nel cemento. Architettura e artigianato, disegno e omaggio alla linea curva, la linea di Dio. Tutto è dettaglio, eppure nulla è orpello gratuito, tutto è solido, eppure sembra fluido, volante, sospeso, come le guglie della sua cattedrale, un po' gotica, un po' Art Nouveau, un po' cubista, un po' castello di sabbia e un po' inno mistico. È stato Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, a consacrare la Sagrada Famiglia nell'inverno del 2010, 127 anni dopo l'inizio dei lavori. «Il mio cliente non ha fretta», diceva Gaudí, «Dio ha tutto il tempo del mondo». E in effetti il cantiere non ha mai smesso di funzionare e ancora oggi la cattedrale si può dire in costruzione. Intanto il suo genio creatore, Antoni Gaudí, l'architetto di Dio, come lo chiamano i catalani, rischia di diventare santo per davvero. Un laico mistico, disse di lui il cardinal Gordeau, che nel 1998 avviò presso la Santa Sede il processo di beatificazione di Gaudí. Lui, mistico per davvero, cattolicissimo, devoto, avrebbe gradito e riposa nella cripta della Sagrada Famiglia, come fosse ancora il direttore dei lavori e già quasi beato di fatto. Più che una figurina, un santino.